Buonasera a tutti. Non ho accettato in questo periodo di crisi sanitaria nessun tipo di concerto, non ho fatto dirette Facebook, ho studiato a casa per conto mio da solo, ma per questa volta devo fare un'eccezione. Questo che vi presento è il concerto che avrei dovuto fare, almeno una parte del concerto che avrei dovuto fare il 1º di marzo all'interno del Filosofarti. Ringrazio Cristina Boracchi che mi ha invitato a fare il concerto e che mi ha invitato a fare anche questo video. Ringrazio anche Monsignor Riccardo Festa che mi avrebbe ospitato nella Basilica il 1º marzo, ma così non è stato. Dicevo che non ho accettato altri concerti, ma questo sì, perché è un concerto molto speciale per me. Avrei dovuto farlo con Carlo Bellora. Era in programma un concerto mio con lui di musica barocca. Purtroppo, il 20 novembre del 2019, Carlo è venuto a mancare al mio affetto, all'affetto di molti, e anche come musicista. Quindi purtroppo questo concerto l'avrei fatto da solo e purtroppo lo faccio anche senza pubblico, quindi è un concerto particolarmente difficile questo. Il programma che avevo scelto quando mi è stato chiesto di fare comunque questo concerto voleva in qualche modo e vuole in qualche modo provare a far risuonare le domande che mi sono posto in quei giorni, saputa la notizia della morte di Carlo. E credo che sia molto attuale oggi, dove le stesse domande che io avevo in questi giorni sono amplificate dalla tragedia che stiamo vedendo accadere nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Il primo brano che vi suono è una celebre sonata di Beethoven, l'opera 57, che ha come titolo, non di Beethoven, Appassionata. Si tratta di una delle più cupe sonate di Beethoven ed è una sonata capitale. Beethoven sforna sonate a ripetizione negli anni precedenti, dal 1793 al 1804, quindi in circa 20 anni, ne compone addirittura 23. Negli anni successivi non compone quasi più sonate e prima di comporre una sonata grossa dobbiamo aspettare addirittura il 1816 con la sonata opera 101. Perché questo blocco compositivo al pianoforte? Questa sonata esprime anche tutta la tensione, l'energia, il dramma di Beethoven che ha sempre dovuto combattere, con una vita che non è stata facile la sua, né diciamo quando era ragazzo, con la morte della mamma, l'alcolismo del padre e poi, come tutti sappiamo, con l'incipiente sordità che inizia a tormentarlo attorno ai 25 anni e di cui Beethoven si rende conto della gravità attorno al 1802. 1802 anno dove scrive il famoso testamento dei Liegnitz in cui lui scrive ai fratelli di aver pensato al suicidio, ma di aver poi cambiato idea per l'arte e per gli uomini. Ma in questa sonata la domanda bruciante di senso, la domanda bruciante di felicità Beethoven ce la esprime con una forza che non era stata raggiunta da nessun compositore precedentemente per il pianoforte. Il primo tempo ha due idee principali. La prima è questa. Che è un'idea molto misteriosa e drammatica, poi sentirete piena di pause, e che poi esplode in squassanti accordi a mani unite. Poi il secondo tema invece è
bella, molto melodica. Eppure, se ci fate caso, è la stessa idea che è stata, diciamo, rivisitata da Beethoven. Ma questo secondo tema ha sempre dei finali molto tristi. Per esempio, il primo. Viene tranciato e si torna nella terribile tonalità minore che propria del primo tema. Oppure un'altra possibilità per questo secondo tema è invece quello di venire girato, torto, ritorto e sentiamo come quello che succede, per esempio. Parte molto melodico, molto bello, ma poi viene girato in forma drammatica. Il primo tempo si chiude in modo molto cupo, molto drammatico sull'accordo di Fa minore, utilizzando l'ultima nota grave del pianoforte, l'ultima nota che Beethoven conosceva all'epoca, l'ultima nota disponibile. Il secondo movimento invece è molto dolce, è un tema a variazioni, privo di tensioni, privo di problemi. Sembra quasi un sogno, sembra una contemplazione di qualcosa di bello. Il tema è pacato e poi dopo le variazioni lo accelerano sempre di più, sia dal punto di vista ritmico, ma c'è anche un incremento dal punto di vista della frequenza, nel senso che dalla zona medio-grave del pianoforte si va nella zona acuta, quindi sempre più luminoso. Tuttavia, anche questo secondo tempo ha un finale, anomalo. Cioè non finisce. Questi gli ultimi accordi, ma Beethoven scrive invece così. E con questi accordi di settima diminuita, gli accordi più tragici conosciuti all'epoca, Beethoven attacca direttamente il terzo. Questo terzo movimento ritorna alle tonalità del primo, quindi cupe, drammatiche, in fa minore, e in più ha un disegno circolare, quasi di una mosca che gira in una stanza senza trovare una via d'uscita. Dopo aver molto girovagato, la sonata finisce in modo tragico, nel modo peggiore possibile, in fortissimo, con degli accordi di Fa minore molto violenti che chiudono la sonata. Beethoven ha il coraggio, quando un'urgenza lo assale, quando delle domande profonde lo assalgono, di andare fino in fondo a queste domande. E se non trova la risposta, ce lo dice chiaramente e si arrabbia. In questo senso, Beethoven è un grande uomo, perché proprio aiuta noi, aiuta chi suona o chi ascolta a tenere alte le domande, a non chiuderle, a non accontentarsi. E se non si riesce a ottenere una risposta, bisogna gridare. Beethoven questo lo fa in modo molto potente in questa sonata e lo fa in modo molto potente in tante delle sue opere.
Schubert ha una vita molto breve e viene praticamente oscurato proprio da Beethoven. Infatti, Beethoven muore nel 1827 e Schubert nel 1828, quindi la sua vita rimane un po' oscurata dalla grandezza di Beethoven. Eppure anche Schubert è un grandissimo compositore. Ci fa fare un passo oltre. Schubert contrae la sifilide alla fine del 1822. Una malattia venerea, spesso mortale. Schubert lo sapeva, cominciò a sentire i sintomi di questa malattia e capì che il suo tempo era breve. Non è un caso che lui dal 1822 al 1828 abbia scritto tonnellate di musica di altissimo livello, come se volesse dire tutto quello che doveva prima di morire. E spesso la morte è il tema della sua musica. Ho suonato Schubert diverse volte con Carlo e ho suonato tantissimo Beethoven con Carlo, quindi questo concerto in questo senso è proprio un omaggio a lui anche come scelta di repertorio. Torno a quello che stavo dicendo. In Schubert la nota ribattuta, specialmente in tonalità minore, indica il tempo che passa, l'uomo che cammina o che vaga, e naturalmente la morte che si avvicina e il senso della vita che viene domandato. Schubert ci chiarifica questo, ce lo rende evidente nei suoi Lieder, in cui appunto il testo ci fa capire che la musica intende dire esattamente un certo tipo di atmosfera, un certo tipo di concetti. La nota ribattuta quindi ha questo significato spesso nella sua musica, e così è in questo primo notturno dell'opera 90. Dopo un iniziale accordo che suona un po' come una campana morto, inizia un tema. Sentite che già c'è la nota ribattuta. Una voce sola, che finisce con una domanda. Risponde un coro riprendendo la sua melodia, ma chiudendola tristemente. Di nuovo Schubert riprende, ma tutte le volte il coro chiude in modo mesto questa domanda che fa il protagonista. E il protagonista combatte, diventa fortissimo, prova a cambiare la tragica conclusione del coro. Questa è la conclusione. Prova a cambiarla. Potrebbe essere indicata come un secondo tema. Notiamo però, come nella Appassionata, che è derivante dal primo. Anche in questo caso la compattezza costruttiva del pezzo è impressionante. Il temino che vi ho sentito all'inizio ritorna diverse volte, sempre più angosciato. Continui ribattuti sono proprio il segno di questa urgenza, di questa ansia, di questa angoscia, di questa profondità. Ci sono vari momenti molto belli, più drammatici o più sognanti, tra cui uno bellissimo dove ci sono due voci che si rispondono, per esempio qui. Interessante il fatto che non ci sia una voce sola, ma ogni tanto ce ne sono due che si rispondono, si lanciano la palla, si lanciano delle domande e delle risposte. Il brano sembra chiudersi negativamente, ma thank you.
finalmente accade questo accordo maggiore, di Do maggiore, che riapre tutto. Il finale, in effetti, è su un magnifico accordo di Do maggiore. E non è facile interpretare questo finale. Sicuramente è un finale che apre qualcosa di inaspettato, a qualcosa di disperato, a qualcosa di desiderato, ma forse non ancora così presente, non ancora così concreto. Però è un finale che in qualche modo vuole essere positivo, che vuole farci respirare un'altra aria rispetto a quella così angosciata di tutto questo improvviso. È un finale dove accade qualcosa di straordinario che non riusciamo bene a definire, e forse non è neanche il caso di definirlo, ma è il caso di ascoltarlo e di gustarlo. Thank you.
L'ultimo brano con cui chiudiamo questo concerto rituale è invece un brano di Liszt, un'Ave Maria, scritta nel 1881. Liszt è conosciuto soprattutto per le sue opere di grande virtuosismo pianistico. Di solito quando un pianista apre una pagina di Liszt la trova nera, piena di note, note, note su note. Potete ascoltare qualsiasi studio trascendentale o qualsiasi studio da Paganini per avere un'idea. Ma in realtà Liszt ha anche un'altra produzione che non è suonata praticamente da nessuno, ed è un peccato perché è molto bella, in cui lui in modo visionario guarda al futuro, scrive anche dei pezzi atonali, è il primo compositore a farlo, in questo senso Liszt è il padre del Novecento, e scrive anche dei brani modali, ossia usando antiche tonalità medievali. E questo è un po' il caso per certi versi. Questo pezzo del 1881 si chiama appunto Ave Maria, è un pezzo molto breve. Liszt evita qualsiasi tipo di spettacolarità. Non c'è nessun passaggio che strappa l'applauso, nessuna concezione allo spettacolo. È una intima preghiera che Liszt fa e che fa fare a chi suona e a chi ascolta. La fede di Liszt fu sincera, prese anche gli ordini minori nel 1865, grazie anche all'amicizia con Pio IX. Chiudo con questo pezzo, in qualche modo pregando con la musica, sia per il mio amico Carlo, ma a questo punto anche per tutti coloro, e sono in tanti, che hanno avuto, che sono morti in questa pandemia o che hanno avuto dei cari che sono stati provati da questo morbo. Buon ascolto e speriamo di rivederci in un concerto dal vivo prima o poi.